tutti i nostri ascoltatori e bentrovati per questa nuova puntata di Binario 1 qui su Radio Speranza in Blu, puntata numero 47 dal titolo L'insieme delle cose, un titolo liberamente ispirato da un'opera del pittore e poeta Emilio Tadini, un titolo che ci rimanda a quell'ecologia integrale ben definita da Papa Francesco, in cui vengono appunto descritti i legami di ogni cosa con un'altra. E quindi, se questo è vero, possiamo dirci, appunto, chiederci se le influenze del nostro ambiente fisico e sociale, diciamo la nostra educazione culturale, gli avvenimenti, gli sconvolgimenti emotivi possono agire sulla nostra salute, sia fisica che psicologica, anche addirittura a livello genetico. E questa è la domanda, che ci porterà a delle riflessioni che faremo ovviamente avvalendoci di un esperto, di una figura importante e autorevole, che ci presenta Corrado De Domicis qui in studio. Chi abbiamo con noi oggi, Corrado? Ciao Gian Nicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo il benvenuto su Binario 1 al professor Liborio Stupia, che è professore di genetica medica dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Ben arrivato, professor Stupia. Benvenuto. Grazie, grazie a voi, grazie. Allora, aiutiamo anche un po' i nostri ascoltatori ad entrare nell'argomento di questa puntata di Binario 1, iniziando proprio e chiedendole di introdurci, partendo ovviamente soprattutto dai suoi studi, ma in diversi studi che sono stati pubblicati sul concetto di rivoluzione epigenetica, come qualcosa che ha portato alla luce il tema degli effetti dell'ambiente sull'espressione genica e delle conseguenze sulla salute umana. Ci aiuta un po' a capire meglio, ecco, a introdurci meglio in questo argomento che può sembrare complicato, ma che in realtà, ascoltando le sue parole, sappiamo diventerà molto più comune e anche molto più quotidiano rispetto al nostro vissuto. Ma ci proviamo chiaramente. Allora, la grande rivoluzione è quella che fino a pochissimi anni fa si pensava che la genetica e l'ambiente riuscissero in qualche modo a intervenire nella determinazione di una patologia in maniera indipendente. Allora, faccio un esempio: se noi parliamo del diabete, si diceva prima che c'erano dei geni che aumentavano il rischio in partenza che un individuo diventasse diabetico, e poi ovviamente c'era un contributo dell'alimentazione che andava a trasformare la suscettibilità genetica in patologia. Questo concetto, che è stato valido per 30-40 anni, adesso è stato superato dal fatto che abbiamo visto che in realtà l'ambiente non agisce indipendentemente dai geni, ma riesce ad attivare o disattivare dei geni, e quindi praticamente, se rifacciamo l'esempio di prima sul diabete o sull'obesità, ci sono dei fattori ambientali che cambiano il modo di funzionare dei nostri geni e li rendono più capaci di aumentare la nostra suscettibilità a una certa patologia. Questo è stato dimostrato totalmente sull'obesità, quindi si va a creare un circolo vizioso, cioè l'individuo è esposto a fattori ambientali di vari tipi, non soltanto l'alimentazione, ha una disregolazione dei suoi geni. Questi geni tendono ad aumentare l'attività di trattenimento delle risorse, quindi l'individuo cambia il suo metabolismo, tende a trattenere risorse, a trattenere lipidi, a trattenere glucidi, a trattenere liquidi, e quindi diventa obeso, e a sua volta l'obesità diventa un ulteriore fattore di disregolazione genica, e quindi si entra in una spirale da cui è difficilissimo uscire, perché in qualche modo quello che si è cambiato è proprio l'attività dei nostri geni. Quindi l'approfondimento sugli studi, degli studi sull'epigenetica, ci porta a considerare anche il suo legame con le esperienze di vita e sconvolgimenti emotivi, come dicevamo anche in presentazione, traumi che poi modificano il nostro stile di vita e quindi ci portano a determinate situazioni. Ecco, a che livello questo può avere un importante ruolo nella prevenzione di determinate malattie o disturbi, anche nella fase prenatale? Questo è uno degli argomenti più interessanti, perché che cosa è stato dimostrato? Che lo stress
è un fortissimo agente modificatore epigenetico dell'attività dei nostri geni, perché lo stress fa produrre un ormone che è il cortisolo. E il cortisolo che cosa fa? Crea proprio a livello dell'attività dei nostri geni una sorta di reazione di allarme che si trasforma poi da un punto di vista metabolico in una serie di problematiche, che vanno da problematiche tipo l'ipertensione, tipo la stessa obesità, per cui abbiamo per esempio l'obesità da stress. Il cortisolo fa ingrassare soprattutto i maschi. Uno può stare attento a mangiare poco, può stare attento a tante cose, poi in realtà se è stressato tende ad accumulare lipidi. Ma la cosa più clamorosa è stata l'evidenza che questi effetti dello stress possono addirittura ricadere sulle generazioni successive. Questi studi sono stati iniziati sui figli dei sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti e si è scoperto che statisticamente i figli dei sopravvissuti dei campi di concentramento, che quindi non avevano questi figli un'esperienza diretta del trauma, ma questi figli avevano un rischio di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress maggiore rispetto alla popolazione generale. Questo stesso dato è stato confermato sui figli dei sopravvissuti nei massacri nel Ruanda, nella guerra etnica tra Hutu e Tutsi, molto più recenti nella storia. In pratica che cosa succede? Succede che lo stress rimane immagazzinato come memoria chimica negli spermatozoi e nelle ovocellule e quindi noi trasferiamo ai nostri figli il ricordo dello stress. Quindi benché i figli non abbiano vissuto l'esperienza traumatica dei campi di concentramento o del massacro nel Ruanda, in realtà ereditano uno stress epigenetico e quindi a loro volta sono più suscettibili a sviluppare un disturbo post-traumatico da stress. Questo è un concetto clamoroso che in realtà va a negare uno di quelli che erano i caposaldi delle concezioni genetiche, ossia che si trasmettevano alla prole soltanto i caratteri genetici e non le esperienze di vita, e invece attraverso l'epigenetica abbiamo dimostrato che le esperienze di vita si trasmettono, ossia lo stile di vita dei genitori, inteso come alimentazione, come esposizione a fattori ambientali, inteso come esposizione agli stress, si può trasmettere sui figli. E allora, se diciamo l'epigenetica è dunque in grado di influenzare il comportamento umano, e volendo anche un po' riprendere il concetto espresso da Papa Francesco rispetto all'ecologia integrale, sul quale intanto si è avuto da dire e sul quale si continua a riflettere, in che modo possiamo dire che davvero tutto è connesso e che quindi c'è un legame stretto tra la quotidianità che si vive, appunto anche no, atteggiamenti, modalità e diciamo sviluppo dell'umano? È un concetto estremamente importante, perché noi stiamo, è come se stessimo spingendo al massimo un motore oltre il numero di giri consentito e generiamo in ognuno di noi una quantità di input quotidiani, ambientali e psicologici decisamente eccessivo. Allora, fino a qualche anno fa si riteneva che la psicosomatica o la mindfulness, cioè tutta una serie di approcci psicologici a malattie somatiche, in qualche modo fossero difficili da spiegare, no? Adesso noi la spiegazione scientifica ce l'abbiamo. Vivere sotto stress, e noi viviamo tutti sotto stress dalla mattina alla sera, tutto quello che facciamo è diventato uno stressor. Vivere sotto stress per la nostra natura umana non è naturale. Paradossalmente, per la nostra natura umana, biologicamente, l'unico vero stress che nei nostri geni in qualche modo era stato accettato era la carenza di cibo, la carestia, perché nell'evoluzione dell'uomo molto spesso c'è stata la carestia e quindi il nostro corpo è una forma di impatto biologico, insomma, come se fosse esposto a una carestia. E quindi che cosa fa? Accumula.
Quindi l'epidemia di obesità, di diabete, di ipertensione, anche nei giovani, perché noi abbiamo milioni di bambini nel mondo, credo 32 milioni di bambini obesi prima dei 5 anni, è una risposta al fatto che ponendo i nostri organismi sotto stress da diversi punti di vista, spingiamo al massimo questi geni che come risposta trattengono risorse, perché è l'unico modo che conoscono di reagire allo stress, perché per loro atavicamente lo stress è carenza di cibo, quindi paradossalmente anche un eccesso di cibo che diventa uno stress viene vissuto come carenza di cibo e provoca una disregolazione. È qualcosa su cui dovremmo riflettere e qualcosa su cui poi in particolare con l'industria alimentare, che è anche arricchito di un altro problema, e sono le sostanze chimiche presenti nel cibo, quindi abbiamo arricchito questo problema di un altro fattore, e noi stiamo totalmente disregolando la risposta dei nostri geni alla nostra esposizione ambientale. Quindi tanti motivi e situazioni su cui riflettere. Professore, rimanga con noi. Adesso sì. Su Radio Speranza in Blu c'è Tom Waits, Cold Cold Ground. In the cold, cold ground, cold, cold ground, cold, cold ground, cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed, there's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground, the cold, cold ground, the cold, cold ground, the cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, there's a tire swing rope, and a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground, in the cold, cold ground, the cold, cold ground, in the cold, cold ground, in the cold, cold ground. Eccoci rientrati in studio per questa 47esima puntata dal titolo L'insieme delle cose, con ospite il professor Liborio Stupia, docente di genetica medica presso l'Università D'Annunzio di Chieti. Professore, le facciamo sentire il contributo del nostro operatore Peppino Terenzio con la sua rubrica Pensavo Peggio, che ci riporta un po' i pareri, gli umori, della settimana con i nostri accolti e i nostri volontari. Sentiamo cosa ha da dirci per questa puntata. Ciao Peppino, ci sei? Peppino arriva. Un caro saluto dalla mensa di Monte Silvano. Questa settimana abbiamo trattato il tema del disagio sociale e delle malattie che ne conseguono. Si è parlato di diseguaglianza sociale, che in questo momento è una forbice troppo larga. Il disagio sociale è direttamente proporzionale a quello fisico e a quello sanitario. Qui da noi l'ultimo si sente sempre più ultimo
e spesso quelle paure, quelle ansie sfociano in problemi psicologici che non riesce più a fermare. E ci siamo detti: come possiamo aiutare, come possiamo fare? E chiudere quella forbice, tornare ad un'eguaglianza sociale che dia serenità. E come sempre pensavo peggio. Grazie Peppino, sempre puntuale, grazie, nelle sue osservazioni. Beh, professore, Peppino ci parla appunto di una realtà sociale abbastanza delicata come quella dei nostri accolti, che quotidianamente accompagniamo verso diciamo percorsi di aiuto e di autonomia, quindi diciamo uno spaccato sociale molto importante. Io le volevo chiedere, ampliando un po' il discorso appunto sull'epigenetica, secondo lei appunto questi studi sono trasferibili alle scienze sociali? Possono far parte di tutte quelle contingenze da tener conto nella ricerca sui grandi gruppi sociali? Insomma, può l'epigenetica influenzare anche lo sviluppo di società e culture diverse? Assolutamente sì, questa è una delle tematiche più interessanti. Allora, mi rifaccio a una cosa che ormai è abbastanza chiara per quanto riguarda i comportamenti sociopatici. I traumi di vita infantili agiscono nello sviluppo degli individui, creando in alcuni casi, non sempre, ma creando in alcuni casi degli individui sociopatici proprio attraverso un meccanismo epigenetico. Il trauma riduce di molto l'efficacia di alcuni geni che sono importanti per le nostre capacità cognitive e per un corretto sviluppo del nostro comportamento. Questo è un concetto che noi lo applichiamo al singolo, cioè il singolo individuo che ha avuto uno stress molto forte, per esempio un abuso sessuale, durante il suo sviluppo psichico, è un individuo che più probabilmente diventerà sociopatico. Se noi questo lo trasferiamo a livello globale e quindi ragioniamo su popolazioni, intere popolazioni che vivono sotto stress, ci accorgiamo di come esista un particolare circolo vizioso, che è quello che lega, per esempio, le classi sociali meno abbienti a uno stile di vita, soprattutto alimentare, che è uno stile di vita pessimo. In altre parole, mentre una volta i poveri mangiavano i prodotti della terra, adesso i poveri, specialmente nei paesi industrializzati, negli Stati Uniti, i poveri vanno a mangiare al McDonald's, perché è dove loro riescono a mangiare spendendo poco. Quindi che cosa succede? Che a una posizione sociale svantaggiata corrisponde poi uno stile di vita che è uno stile di vita assolutamente scorretto, e quindi succede che la posizione sociale dell'individuo va a influenzare la sua salute attraverso il suo stile di vita. Faccio un altro esempio: ormai, per esempio, per praticare l'attività sportiva, no, un po' tutti non si accontentano più di utilizzare la natura, ma si usano le palestre, si usano biciclette costosissime. Anche qui parliamo di una quota di attività sportiva che è negata ai ceti sociali più bassi. Quindi in qualche modo stiamo costruendo, o abbiamo comunque costruito, una società in cui interi gruppi sociali sono avviati a processi epigenetici negativi che influenzeranno sulla loro salute fisica e psichica. Quindi anche brevemente, perché siamo in chiusura, anche popoli che diciamo storicamente hanno vissuto secoli di guerre, carestie, violenze tra gruppi etnici, accennavamo prima della situazione del Ruanda, possono loro portare con sé un patrimonio genetico a livello sociale in grado di modificare proprio il loro stare al mondo? Sì, ci sono degli esempi clamorosi, come quelli per esempio degli abitanti dell'isola di Nauru, che era un'isola molto esposta alle carestie, che quando si sono arricchiti, perché sono state scoperte le miniere, hanno incominciato a consumare zucchero e sono adesso una popolazione devastata dal diabete, perché un nauriano su tre ha il diabete dopo 30 anni. Quindi ci sono esempi per cui, cambiando lo stile di vita di una certa popolazione che negli anni ha selezionato dei geni abituati a combattere le carestie, abbiamo delle popolazioni devastate dal punto di vista della salute che probabilmente rischiano addirittura l'estinzione. Grazie al professore Liborio Stupia, docente di genetica medica presso l'Università di Chieti. Grazie per essere stato con noi e per averci portato in questo viaggio attraverso gli studi sull'epigenetica. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.
Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata e la conclusione, come di consueto, a te Corrado. Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. Voltaire. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.